Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi abbiamo un'inquadratura abbastanza speciale perché oggi installeremo il nuovo dispositivo Telepass, questo Niro. Per chi seguisse su Instagram, o meglio per chi ha seguito, sapeva che io avevo un vecchio dispositivo, quello a scatola. Oggi vedremo insieme come montare quello nuovo, che a differenza di quello vecchio non ha più il biadesivo a puntini, non so esattamente come sia, ma un biadesivo piuttosto particolare, sempre sviluppato dalla 3M. Procediamo con lo smontaggio. Allora, prima di tutto rimuoviamo l'etichetta sopra, che alla fine è il doppio adesivo, se non sbaglio. Scusate la mia mano ingombrante. Abbiamo rimosso questo adesivo, che sarebbe quello dove viene indicato 3M. Andiamo ad attaccarlo, perché questo ha un adesivo diretto. Questo adesivo va direttamente attaccato al vetro, che comunque deve essere rigorosamente pulito e che non deve avere segni. Questa parte del video la taglierò perché devo un attimo pulire il vetro e poi ci rivediamo successivamente. Ecco a voi il risultato. Il risultato si ottiene semplicemente appoggiando il Telepass e premendo per un po' sulla parte sinistra. La posizione che io vi consiglio, come nel mio caso, è in alto a destra, che permette una leggibilità migliore dalla stazione. Stazione inteso come casello, scusatemi. Detto questo, ci rivediamo in un prossimo tutorial.